Sì, io lo faccio senza occhiali, ma non vedo niente. Va bene, se dici funziona meglio, cosa ti devo dire, Nara? Comandi te, Nara, comandi te! Concentrati, Ah! Nara! Quali sono le dita che devo usare? Le dita per fare la mossina! Quali sono? Quelle, non quelle che uso per il naso. Allora, questo sta peggio di noi. Oh, abbiamo un follower collegato. Ciao. Hai figlio e gaccio. Ciao Diego. Ciao Diego, io ti ho sentito, io ho sentito la tua energia, ho percepito il tuo nome. Se sei qui dal tuo maestro di yoga, Travel Shack, il tuo maestro che andò in India a fumarsi le canne con i soldi del papà, ma quello spacciò per un viaggio di illuminazione. E diventò così maestro come sono diventato adesso sotto il nome di Travel Shack. Quindi se sei da Travel Shack vuol dire che in questo momento non sei sereno, non sei tranquillo, hai delle rigidità magari all'esterno, cleidomastoidei. Perché? Perché c'è una cazzo di pandemia globale che ci rode un po' il culo, diciamo, vero? Ecco, allora io ti insegnerò un esercizio semplicissimo per passare indenne questo momento molto delicato. La prima cosa che si fa nello yoga, saluto al sole. Ciao Ciccio, come va? No, ci senti dopo, non posso passare perché lo sai, non si può uscire di casa. Skype, verso le 6:30. Poi se mi illumini meno che sto facendo. Grazie mille. Tu salutalo come vuoi, ognuno saluta il sole come vuole. E poi passiamo a questa posizione che ci permette di affrontare meglio il coronavirus. Tutti sappiamo che il nostro corpo è in grado di guarirci da ogni malattia, a patto di non avere nessuna vera malattia, perché non è che se ti tronchi un femore e fai un'ora di meditazione, vai al pronto soccorso. E ok, se invece sei qui, se hai bisogno di cura per lo spirito, significa che in sostanza non hai un cazzo di niente, quindi io posso dirti tutto quello che voglio, ma seriamente, la prima posizione è importantissima per affrontare il virus, è questa. Stendi le spalle, sciogli il collo, allenti gli sternocleidomastoidei. E poi con le tue mani, le mani sono molto importanti, le mani contengono la nostra energia, il modo con cui noi ci rapportiamo verso l'altro. Quindi con queste mani, per proteggerti dal coronavirus, tu ti dai una sonora toccata di palle. Queste mani, cioè con le tue mani, non con le mie, sulle tue palle, tu ti dai una grandissima stoccatona di palle. Se sei con amici, vi date tutti una bella toccata di palle, ognuno le sue, Ognuno è soprattutto, forza. niente minorenni. Se invece le donne, è un altro discorso, affronteremo un altro momento, le donne, il magico mondo della donna. Per il momento, per te, Diego, che mi stai seguendo, mani, bella toccatona. Chiaramente puoi fare la solita donazione all'Iban che sta passando in questo momento. Io ti mando tutte le energie positive delle quali sono capace. Iban. Com'era? Te fa ca, come al solito. Oh, devono pure pagare questo. Ma no, c'è la promozione quarantena, tranquilli. Grande applauso al maestro Travel Shack, Gianni Gimmi Bacinotti.